Io che parlo di referendum dimostro un certo sprezzo del pericolo, mettiamola così. Cos'è la lotta contro la povertà? 2014 noi andiamo al governo e ci sono 20 milioni di euro in bilancio sulla povertà, ok? Perché noi dobbiamo abituarci. Essere controcorrente significa studiare i provvedimenti, non parlare per il gusto di parlare. 20 milioni di euro, questa era la cifra che stava dentro il bilancio dello Stato direttore nel 2014 quando io arrivo a Palazzo Chigi. Contro la povertà, solo 20 milioni. Quando noi siamo andati via, dopo aver perso il referendum, c'erano 2 miliardi e 700 milioni. Allora io da qui a Napoli dico, quelli che mi accusano di non pensare alla povertà, prima di aprire bocca, devono studiare le carte. Perché noi abbiamo aumentato i denari per la povertà da 20 milioni a 2 miliardi e 7. Quindi tutti zitti prima di venire a farci la morale a noi. Il punto è che il reddito di cittadinanza, così com'è, non funziona. Non funziona. Non funziona, non soltanto è diseducativo, ma è un sistema pensato da quello scienziato che risponde al nome di Mimmo Parisi. L'hanno preso in Mississippi, ora l'hanno anche rimandato in Mississippi, con un volo ovviamente in business solo andata. Questo Mimmo Parisi ha fatto dell'ANPAL un deserto. Hanno inventato i navigator. I navigator. E i navigator sono stato un esborso di soldi pazzesco. Allora, i soldi del reddito di cittadinanza, da lì a chi deve trovare un posto di lavoro e metterlo a lavorare. Quant'è quella cifra? 3, 500, 800 euro, 1000 euro? Quella che è. Da lì in incentivo al lavoro abbassando il costo del lavoro. Oppure li vuoi mettere sul Family Act? Mettili sul Family Act. Oppure li vuoi mettere in riduzione tasse? Metti in riduzione tasse. Ma quei soldi che ci sono non devono finanziare uno strumento di potere, perché nella testa dei 5 Stelle il reddito di cittadinanza era il metodo per continuare ad avere un atteggiamento subalterno del cittadino verso il politico, di sudditanza rispetto al cittadino, perché alla fine io dipendo da qualcuno che mi dà un qualcosa per andare avanti, quando invece il nostro modello è diverso. E allora io da Napoli dico, Napoli è la terra della Apple Academy, per parlare di quello che abbiamo fatto, di tante piccole e medie aziende che con l'industria 4.0 hanno investito, di realtà che hanno voglia di lavorare. Dopodiché, chiaro, ci saranno sempre delle persone che non trovano lavoro e vanno aiutate, delle persone che vivono la povertà e vanno aiutate. Ma questo non può significare che noi accettiamo un meccanismo come quello pensato dai 5 Stelle al solo scopo di continuare ad avere consenso. È un voto clientelare garantito e organizzato che i 5 Stelle intendono rappresentare e che noi vogliamo scardinare. Questa è la grande scommessa culturale della battaglia contro il reddito di cittadinanza.